Giornale del Friuli Venezia Giulia, prefetto e forze dell'ordine sono soddisfatti per l'andamento della manifestazione di ieri a Trieste contro il Green Pass, finita senza disordini, anche se con molti disagi per i cittadini. Una manifestazione che ha visto un numero di partecipanti che non si vedeva da tempo in città. Antonio Di Bartolomeo. Il giorno dopo la nuova manifestazione contro la certificazione verde che ha coinvolto a Trieste non meno di 8.000 persone, il prefetto Valerio Valenti si dice soddisfatto per la gestione dell'ordine pubblico. Al netto degli attacchi verbali diretti alle redazioni di Rai e Piccolo, già visti lunedì, e dell'offesa alle istituzioni, si sono evitati scontri fisici. Sicuramente si tratta di manifestazioni, questa è la seconda, non sapremo se ce ne saranno ancora, ma che hanno avuto un indice di adesione assolutamente rilevante. Molto eterogenea la composizione del corteo, che ha richiamato persone con estrazione sociale e orientamenti politici diversi. Una composizione molto molto eterogenea che addirittura ha avvicinato e unito anche poli opposti. L'organizzazione è stata presa in parte in carico da persone che fanno riferimento all'antagonismo e che hanno dunque una lunga esperienza con le manifestazioni. Con loro la questura ha avuto modo di trattare per concordare il percorso. Per esempio si temevano ripercussioni per l'attività delle crociere. Al momento non sono in programma nuovi cortei, ma è facile immaginare che le strade torneranno a riempirsi. Le autorità dovranno mediare tra il diritto di manifestare e quello dei cittadini a muoversi liberamente in una città non paralizzata per ore. Manifestare in questo paese è sempre stato consentito, anche ripetutamente, quindi sicuramente se dovesse esserci ancora iniziative di questo genere proveremo a far sì che non impattino così duramente sulla vita quotidiana, che poi alla fine riguarda la maggioranza dei cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini triestini.